Ciao a tutti, bentornati su Vivi con Letizia. Nel progetto di oggi vedrete che io userò una marca particolare di biscotti, ma specifico che il video non è in collaborazione con loro, quindi non è un video sponsorizzato. Se volete riprodurre anche voi il progetto, potete chiaramente utilizzare il vostro pacco di biscotti preferito, deve essere tubolare. Nel video vi spiego il progetto partendo da una confezione nuova, perché così la carta non è rovinata o stropicciata. Voi comunque potete usarne anche una che avevate già aperto. Io spero che questo video vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti sotto al video. Io vi aspetto anche su Vivi con Letizia naturalmente, Vivi con Letizia Viaggi e Vivi con Letizia il gruppo, e noi ci vediamo alla prossima. Se usiamo un pacchetto nuovo di biscotti, cerchiamo di aprire la confezione senza stropicciarla e senza romperla. Poi svuotiamola da tutti i biscotti. Prendiamo una bottiglia di plastica grande e dividiamo la parte inferiore da quella superiore. Poi tagliamo a metà il cilindro che rimane. Tagliamo via il fondo. Rifiniamo i bordi con le forbici. Poi arrotoliamo la plastica su se stessa formando un tubo stretto che possa essere infilato nella confezione di biscotti, lasciando che si srotoli da solo una volta infilato. Se fosse rimasto troppo stretto, sfiliamolo leggermente e srotoliamo il più possibile con le dita. Prendiamo del velcro adesivo. Tagliamolo a misura e incolliamolo ai bordi della confezione. Tagliamone l'eccedenza. Attacchiamo dello scotch per rinforzare un paio di centimetri della confezione per evitare che si strappi quando la apriamo. Il nostro astuccio è pronto, è comodo da usare come porta dentifricio e spazzolino da borsetta o da tenere in ufficio, come astuccio o da tenere nella borsa mare per nascondere soldi e chiavi dalla vista di malintenzionati.